Per prima cosa mettiamo le linguine a cuocere in acqua bollente salata. Intanto che le linguine cuociono, prepariamo i gamberi. Togliamo la testa e togliamo il carapace. Come potete vedere, il carapace è fatto tutto ad anelli, basta staccare anello dopo anello. Una volta che i gamberi sono stati privati della testa e del carapace, dobbiamo pulire la parte interna. Con l'aiuto di uno stuzzicadente solleviamo le interiora e poi tiriamo questo filo. Puliti i gamberi, controlliamo la cottura delle linguine. E iniziamo a tritare i gamberi, che poi faremo una piccola tartare da mettere sopra le linguine. Una volta che abbiamo fatto la tartare di gamberi, la mettiamo in una ciotolina. Grattugiamo un po' di scorza di lime. Pizzico di sale. Macinatina di pepe. Olio d'oliva extravergine. E condiamo. Nel frattempo controlliamo la pasta. Perfetta, è cotta. Abbiamo preparato dell'acqua e ghiaccio per raffreddarla più velocemente. L'importante è che quando fate questa operazione la pasta si raffreddi il più velocemente possibile e resti nell'acqua il meno tempo possibile. Adesso, essendo stata raffreddata in acqua e ghiaccio, la pasta è già fredda, la possiamo scolare. La mettiamo in una terrina. Mettiamo un pizzico di sale, mescoliamo bene, olio d'oliva extravergine, una macinatina di pepe, una grattugiata di lime. Tagliamo il lime, mettiamo qualche goccia di succo di lime.
mescoliamo bene. E possiamo finire aggiungendo la tartare di gambero fatta a forma di quenelle. Questa forma fatta con i due cucchiai si chiama quenelle in gergo culinario. Una variante con i gamberi saltati. Mettiamo un filo d'olio d'oliva extravergine, tagliamo i gamberi a pezzettoni e li facciamo saltare velocemente. Un pizzico di sale, una macinatina di pepe, mettiamo le linguine col profumo di lime nel piatto e i gamberi cosparsi sopra.